Bentrovati dall'Ippodromo del Mediterraneo di Siracusa, una giornata, un convegno ippico che chiude con sei corse in programma il mese di giugno e il galoppo estivo lascerà poi con una pausa. Sei, vi dicevo, le corse più attese, soprattutto è l'ultimo, il premio Fluorite, una corsa tris, quarte e quinte che regala con 16 soggetti al via l'attenzione dell'ippica nazionale. Corse comunque ben riuscite, con tanti partenti e che si alterneranno anche ad un evento collaterale insieme alla Tris, le Miss appunto con un casting Sicilia portato avanti dalla Glamour Production che in questo momento sta selezionando con il casting appunto le bellezze non soltanto provenienti dalla provincia di Siracusa ma dall'intera regione Sicilia e che poi superata questa fase accederanno alle selezioni provinciali e quindi regionali. Andiamo dunque a presentarvi quelle che sono le corse in programma. Partiamo con la prima, scendere in pista sono i 3 anni, 1100 metri in pista sabbia per il premio Flames e Moscow. Una vendere, sono 7 i soggetti al via. Partiti. Flor Pallida prova ad assumere il comando, operazione riuscita dopo i primi 100 metri di gara. In seconda posizione avanza Alcarenesme, terzo il Birbante, poi Prince Duck. Quindi a seguire Artax Hope, ancora Chemenide e Survive. Cavalli lungo la piegata con Flor Pallida impegnata all'esterno dal Carenesme, quindi Prince Duck, poi ancora per linea interna il Birbante, Artax Hope, Chemenide. Si entra addirittura con Flor Pallida in vantaggio, al suo esterno si mantiene Alcarenesme, quindi Prince Duck, al largo avanza anche Artax Hope, siamo ai 200 finali con Flor Pallida, Alcarenesme in lotta, al largo Prince Duck, quindi all'esterno di tutti Artax Hope, al largo Artax Hope, Flor Pallida all'interno, Artax Hope passa nel finale, quindi a seguire Flor Pallida, Prince Duck e Alcarenesme. Vince quindi Artax Hope. Numero 3 dello schieramento, Artax Hope, Sebastiano Macca a segno in questa prima del convegno, training del signor Lanteri, i colori del signor Moricca, poi al secondo posto conclude Flor Pallida, quindi Prince Duck e No, Alcarenesme, questa la mia impressione. Artax Hope 7,56. La quota di Artax Hope, quindi 7,56. E complimenti a Sebastiano Macca, finalmente trovo questo bel successo Artax Hope, comunque attesa in progresso sulla breve distanza. Sì, beh, veramente per lei è un po' corta. Infatti gli ho dato il tempo di aggiustarsi. Non credevo di vincere perché si erano allontanati troppo. Poi gli ho dato il tempo di aggiustarsi un pochettino e portarla avanti, ma per lei questa distanza è un po' corta. Complimenti comunque. Grazie. La seconda invece ha come protagonisti i 2 anni. Pista piccola, 1400 metri per una reclamare con 8 al via. Un secondo posto ottenuto all'ultima da Camedenzac, partiti nel frattempo. Cold Kiss assume di slancio l'iniziativa nei confronti di Fontane Bianche, poi Meilin, quarta posizione, quindi Capitan Glue, poi Nursery Crime, Jack Pacific, a lunghezze segue Alca Beltramo. Si affronta la piegata con Cold Kiss sempre in vantaggio, a tre lunghezze si mantiene Meili, poi in terza posizione Teo Besli, quindi Fontane Bianche, Nursery Crime. Si entra nel frattempo in addirittura di arrivo con Cold Kiss in vantaggio all'inseguimento di Cold Kiss Meili, quindi per linee esterne Teo Besli, quindi Fontane Bianche, Nursery Crime a centropista, Cold Kiss sempre in vantaggio, Cold Kiss nel finale mantiene la meglio e vince, Cold Kiss
da un capo all'altro, viene a vincere nei confronti di Meili e Teobesli. Vince Sorin Moldoveanu in sella Colchis numero 3 dello schieramento, 2,18 la quota per la portacolori della scuderia Bosco. Domenica Grazia, al training del signor Lopipolo. Eccolo in primo piano, Colchis Sorin Moldoveanu, favorito in chiusura di gioco a 2,18. Al secondo posto finisce Meili numero 6, eccola in evidenza. Meili, poi Teobesli al terzo, quindi Fontane Bianche e Nursery Crime. Doppia Sorin Moldoveanu con Cold Kiss, una prova che vinci da un capo all'altro. Sì, ora c'è poco da dire, la cavalla l'ha vinta da cavalla esperta, cioè ho graduato al piacimento, ho allungato gli ultimi 200 e l'ho portata a casa. Complimenti. Grazie. Ci accompagna al centro del tondino per disturbare un attimo anche gli addetti ippici, semplicemente per accogliere le ragazze. Eccole qui, e accanto a me anche Antonello Consiglio. Ci giriamo da quest'altra parte, eccoci qua Antonello, insieme alle Miss che già hanno effettuato i primi casting che si stanno tenendo anche all'ippodromo del Mediterraneo. Voi ormai qui siete non tanto più ospiti ma di casa, anche visto le finali regionali effettuate l'anno scorso e che rifaremo anche nel mese di agosto. E allora parlaci tu intanto di questa Miss Italia. Sì, è sempre un piacere ritornare qui all'ippodromo del Mediterraneo. Si sta svolgendo in questo momento un casting per le nuove iscritte al concorso. Le ragazze che vediamo qui invece, loro sono già delle finaliste regionali perché hanno vinto delle selezioni che abbiamo fatto precedentemente in giro per la Sicilia. Quindi loro sono qui, ma ci torneranno per la finale regionale che si terrà in agosto proprio qui all'ippodromo del Mediterraneo. Diciamo che un po' stanno prendendo confidenza con l'ippodromo, col piacere di ritornare per poi magari, chissà, sarà una di loro sei che verrà eletta qui nel mese di agosto. Ce ne saranno tante altre che si qualificheranno nelle prossime selezioni e ci sono proprio quelle che si stanno iscrivendo in questi momenti qui all'ippodromo, Patrizia. Tu sei voce di Miss Italia Sicilia, peraltro quest'anno la Sicilia è racchiusa insieme, non è più divisa in est ed ovest, una Sicilia che offre tanta bellezza e che voi promuovete non soltanto con i canoni della bellezza esteriore e fisica, ma le ragazze sono chiamate anche a pronunciarsi, a presentarsi, a far capire che c'è ben altro. Sì, sì, diamo proprio sempre l'opportunità di potersi raccontare, di potersi esprimere. Loro che hanno delle capacità artistiche, noi durante le selezioni e soprattutto durante le finali le facciamo esibire. Comunque io direi, visto che ce l'abbiamo qua, Patrizia, iniziamo a sentirle, le nostre finaliste, che si raccontino proprio agli spettatori che sono qui all'ippodromo. Tu lo fai sempre, questa volta ti rubo io il microfono. Accanto a me c'è Sara. Salve. Come ti chiami, da dove vieni? Sara Della Marca, ho 18 anni e vengo da Catania.
Hai fatto il primo casting? Ho fatto il primo casting, poi sono passata alla selezione, alla prima selezione provinciale a Catania, che però non ho passato, e ho fatto la seconda a Ragusa e sono stata eletta Miss Tricologica. Miss Tricologica, ecco la fascia per Sara. Andiamo dall'altra parte invece, ci troviamo? Chiara Esposito. Vieni da? Da Catania anch'io, 18 anni, sono la prima classificata della prima selezione regionale alle ginestre, infatti Miss Reginestre. Sono un artista, diciamo, perché studio, sono al quarto anno nel liceo artistico e il pomeriggio mi dedico invece a studiare recitazione, dizione, canto e il ballo. Bene, chiediamo alla mobile di seguirci insieme a... Buonasera, mi chiamo Giulia Alberghina, ho 17 anni e vengo da Caltagirone. Sono la quarta classificata di Miss Italia Regione Sicilia e speriamo... Fascia? Fascia... Miss Interflora. Bene, ancora invece, bellissima, la... Salve, io mi chiamo Jessica Marano, vengo da Lingua Glossa, un piccolo paese ai piedi dell'Etna. Mi sono classificata come Miss Rocchetta Bellezza alle prime selezioni regionali. Speriamo bene, in bocca al lupo. Speriamo bene, in bocca al lupo, sì. Bene, visto che la telecamera indugia su... Stefania André, 18 anni e sono di Catania. Bene, hai fatto quale casting? Ho fatto i casting a Messina e ho vinto la mia... sono la prima classificata e al centro mi si... a Ragusa. Bene, bene, complimenti, l'ultima è altissima. Ciao a tutti, sono Sofia Tamao, ho 24 anni e vengo da Giardini Naxos. Ho conseguito il diploma scientifico e nei prossimi mesi dovrei laurearmi. Ho fatto il casting a Messina. E la selezione l'ho fatta al centro commerciale Bleo di Ragusa e mi sono classificata quinta con la fascia di Miss Interflora. La terza ha parecchi spunti, è una vendere sui 1500 metri in pista piccola per i 3 anni e oltre, sono 14 i soggetti che frequentavano il campo partenti, non corre però Copio Passo né Glaca. 4,72 Seltimar, partiti. Red Joe per un attimo prova ad assumere l'iniziativa all'interno Gremab, tra i primi si porta anche l'Eole, quindi Kingston, Sassafras, poi Legend Oak, Seltimar, Black Vale, Bridge Eros, cavalli dopo i primi 250 metri di gara con Red Joe da battistrada in avanti nei confronti di Lear, Ole Ole, Gremab, quindi Kingston, Sassafras, poi in quinta posizione Legend Oak. Cavalli lungo la piegata, gruppo allungato con Red Joe sempre in vantaggio sotto la minaccia di Lear, Hoyle Hole, a un paio di lunghezze si mantiene Gremab, quindi Kingston, Sassafras, Legend Oak per linea esterna e Seltimar, quindi Time Tree allungo la corda, si entra addirittura di arrivo con Red Joe attaccato da Lear, Hoyle Hole, poi a largo prova ad avanzare Legend Oak, quindi Ghigia, Kingston, Sassafras, Seltimar, Lear Ole Ole è passato in vantaggio, Lear Ole Ole tende ad allungare nel finale, Lear Ole Ole stravince, quindi Red Joe mantiene la piazza d'onore, terza è Ghigia. Quindi successo per Lear Ole Ole, Roberto Fontana, 5,66 la quota al totalizzatore nazionale. Vince quindi la portacolore del signor Angelo Fontana, la figlia di Bachelor Duke, si impone in questa vendere sulla distanza dei 1500 metri. Successo quindi per Lear Hoyle Hoyle numero 11. Ecco, stiamo rivedendo quindi i metri finali, allunga e si svincola da Red Joe, per il terzo risale Ghigia numero 7. Attendiamo l'ordine ufficiale, linea alla regia. Bene, complimenti a Sebastiano Fontana, Lear Ole Ole torna al successo. Insomma, dopo un brutto periodo, l'ultima corre bene, oggi questo successo in questa categoria gli spettava. Sì, la cavallo giustamente adesso ha preso i chili scendendo di categoria e con questi ha un filino superiore e va bene così. Complimenti. Grazie.
La quarta corsa, anche questa ben riusciti con 11 soggetti che frequentano il campo partenti, è un handicap discendente. 1200 metri in pista piccola per i 3 anni e oltre e il premio Flexa. Partiti. Lordemone si installa subito al comando dopo i primi metri nei confronti di Saraina d'Arboria in terza posizione. Alca Irina, quindi Slinky Malinky, poi Great Sligo, ancora Rocca Id, Fisi Giorgia, quindi a seguire Ulash the Kraken. Gruppo allungato quando si va a completare la piegata di pista piccola con Lord Money che guadagna lunghezze in questo parziale. Quindi in seconda posizione Saraina d'Arboria, all'interno Slinky Malinky, quindi Rocca Id, al largo Erzan, poi Great Sligo, cavalli ai 200 metri finali con Lord Money in controllo. Lord Money ha un buon margine di vantaggio, prova a risalire a centropista Rocca Id con all'interno Slinky Malinky, quindi Ulash the Kraken, Erzan, Lord Money vince senza nessunissimo problema, poi Rocca Id, Ulash the Kraken vicinissimi per la miglior piazza. Stravince Lord Money con in sella Antonio Cannella. Poi ecco, stiamo rivedendo l'inquadratura dal basso con Lord Money in piena spinta, eccolo alla sinistra dei vostri teleschermi. 3,60 la quota, era il più seguito al gioco, in chiusura di gioco appunto Lord Money per i colori del signor Raffaele Gambino, tenendo del signor De Luca. Vediamo poi, è veramente difficile separare Rocca Id e Ulash the Kraken per la miglior piazza, quindi il giudice ricorrerà alla fotografia per giudicare il secondo arrivato tra Rocca Id all'interno numero 7. Vince come vuole Lord Money con Antonio Cannella al terzo successo consecutivo. Sì, oggi c'è un peso molto alto, però sicuramente il terreno l'ha agevolato tanto, la pista morbida, lui si trova bene e ha vinto facile. E ancora una volta andiamo con Miss Italia, la musica lo ha annunciato, ancora una volta siamo al terzo piano, stiamo per scendere un po' in tutta la struttura e a fare dei set fotografici, abbiamo finito il casting, sono dietro di noi. Sì, il casting è appena terminato, siamo felicissimi, è stato un ottimo casting, quindi le ragazze che l'hanno superato si andranno ad unire al gruppo che già sta facendo le selezioni per tirar fuori il meglio dalle ragazze siciliane anche quest'anno. Siamo molto fiduciosi di ritornare qui per la finale con un gruppo davvero di bellissime ragazze siciliane. Bene, faremo un giro per la struttura così magari il pubblico che è qui intorno potrà ammirarle. E allora li lasciamo a loro, andiamo Antonello. La quinta si cambia tracciato, si approda in pista sabbia, doppio chilometro appunto per un handicap discendente, il premio Florestano per ben 11 soggetti che frequentano il campo partenti. I cavalli sono in partenza, partiti. Coltado dal centro del Cuneo cerca subito di assumere l'iniziativa, all'interno Mr. Daki, poi Neon Glitter e Timbrali, a seguire Leo Salsim, ancora El Draco e per linee esterne Tremagi, Libitum, Acrisio,
quindi Learnaev e Saint Vincent, cavalli che vanno ad affrontare la piegata con in vantaggio Mr. Daki a circa 3 lunghezze col Tado, poi in terza posizione Neon Glitter, quarto per linea esterno Tremagicola, all'interno Leo Sassim, poi a ridosso dei primi Libitum, quindi El Draque, ancora Learnaev, cavalli a tre quarti della dirittura opposta con Mr. Daki che si mantiene sempre saldo leader a 6-7 lunghezze in seconda posizione Coltado, terzo Leo Salsem, quarto Tremagi, quinto Libitum, poi per linea esterna Learnaev, ancora Saint Vincent, quindi Timbrali, Learnaev a lunghezze Neon Glitter che perde contatto con i primi. Cavalli che vanno a completare la piegata, si è speso parecchio in avanti con Mr. Daki che si sposta al centro della pista, all'interno Coltado con i sci allo Salsim, poi Libitum a largo prova ad avanzare e la Draque, cavalli ai 200 metri finali con all'interno Coltado, a largo progredisce Saint Vincent, Coltado e Saint Vincent si staccano in lotta, Coltado reagisce all'attacco di Saint Vincent, Coltado vince su Saint Vincent e Leo Salsim. Coltado 8,98 la quota, vince su Saint Vincent numero 5 dello schieramento e Leo Salsim numero 2. Quindi a bersaglio Salvo Gerratena per i colori dei signori Ingoia Pavoncelli, il training di Giuseppe Cannarella. Eccolo in primo piano, Coltado numero 9. Respinge l'attacco di Saint Vincent numero 5, poi al terzo conclude Leo Salsim numero 2. 9-5-2, l'arrivo numerico ed ufficioso, quarto poi a Crisio, numero 8 dello schieramento. E complimenti a Salvo Gerratena per aver condotto a successo un Coltado che molti ignoravano. Ma sì, sicuro, comunque resta anche fisicamente, è un buon cavallo comunque, perché la mattina lo monto io e non è allenato ancora al 100%, però comunque abbiamo risolto il problema così, però ripeto, è sempre un buon cavallo, non fa la sabbia, ha qualche problemino nello zoccolo che ha preso una pietra, comunque è vinto sempre facile. Diciamo che è andata molto bene allora. Sì, molto bene. Complimenti. Grazie. Pensate a un numero da 1 a 16, vediamo se la bellezza porta fortuna, perché no, daremo anche i numeri, pensateci, da 1 a 16. Intanto Antonello ancora qui accanto a me per ricordare il concorso di Miss Italia, un concorso antichissimo, quanti anni or sono adesso? Io mi ricordo ancora il patron Enzo Mirigliani. Il concorso è nato nel 39, quindi siamo alla 77esima edizione, però quest'anno si festeggia una data importante, un anniversario importante, perché nel 46 il concorso, prima si chiamava 5.000 lire per un sorriso, ma nel 46 assunse il nome di Miss Italia, in concomitanza con la prima volta in cui le donne possono andare a votare, quindi la libertà di voto anche per le donne, e questo è significativo perché proprio in quell'anno si chiama Miss Italia, quindi attraverso il concorso la possibilità per le donne di poter scegliere la propria strada anche attraverso un concorso di bellezza che poi in quell'epoca apriva le porte del cinema, insomma Sofia Loren, Gina Lollobrigida successivamente negli anni immediatamente successivi al 46, parliamo del 48, del 49, attraverso il concorso hanno iniziato la propria carriera, e quindi quest'anno si festeggia il 70esimo dalla denominazione del concorso come Miss Italia. Mi rubi la domanda, allora quali sono gli sbocchi che dà Miss Italia? Come dicevo, il cinema è sicuramente qualcosa che è la tradizione del concorso di Miss Italia, però al giorno d'oggi è la televisione quello che pesca di più attraverso le ragazze di Miss Italia, perché basti guardare un po' il programma del televisivo nazionale e noi andiamo a vedere delle ragazze che non solo hanno vinto, ma sono state finaliste del concorso.
adesso per caso, non so, mi viene una Giulia Salemi che ha fatto diversi reality TV, che nel concorso è arrivata lì lì quasi quasi per poter sfiorare la vittoria, e potrei fare tanti tanti nomi solo dell'ultimo anno, per non andare negli anni precedenti, quindi chissà, magari le ragazze che sono qui accanto a noi, qualcuna la vedremo in qualche produzione televisiva nazionale dopo il mese di settembre. Bene, allora, visto che attendiamo i cavalli al tondino senza neanche vederli, sti cavalli, vediamo che numero vi è venuto in mente. 9. Hai visto il numero 9 vincente dell'ultima corsa, e ripropone invece Sam, che vince in un buon discendente e anche su questa distanza potrebbe far bene. Grazie a? Chiara. A Chiara. Invece ti chiami? Jessica. Jessica, ha pensato il numero? Direi il 6. Il 6, andiamo a sbirciare il campo partenti. Ebbene, è uno Zinnobar che accorcia la distanza, mette paraocchi ed è uno dei possibili protagonisti. Grazie ancora. Invece gli occhi azzurri sono quelli di? Sara. Sara, ha pensato il numero? 14. Il numero 14, giochi con un numeretto che è a mezzi sicuramente, Never Say Never, appeso interessante, chissà se funge da sorpresa. Invece? Sofia. Ha pensato il numero? 13. Il 13, che potrebbe portar fortuna, si tratta di Vennarecci, prova per la prima volta a Siracusa, reduce da Napoli, buona la categoria, è un cavallo che rientra, un cavallo che ha lavorato bene, punto interrogativo naturalmente sul tracciato siracusano. Lei? Giulia. 3. È il numero 3, gioca con i pesi alti Giulia, Laguna Drive è una dei favoriti, l'ultima non è andata benissimo, sui 1400 metri è una delle più attese. E invece la bella? Stefania, numero 12. È il numero 12, è Zenas che ritorna in erba, anche lui potrebbe essere favorito tramite la perizia. L'ultima corsa è la più attesa, è il premio Florite, corsa Tris, quartè e quintè, con 16 soggetti al via per un handicap discendente che impegnerà i concorrenti sul miglio in pista grande. I cavalli sono in partenza, Tris, quartè e quintè, oggi di scena all'ippodromo del Mediterraneo di Siracusa, 16 al via, partiti. Dall'interno è il Retritone che prova ad assumere l'iniziativa, quindi Retritone in vantaggio dopo i primi metri, al suo esterno si propone Vennarecci, i due compagni di allenamento a fare andatura in avanti, poi in terza posizione si profila Zenas, per linee esterne avanza anche Collateral Risk, poi Zinnobar, l'andatura è sostenuta con Vennarecci in leggero vantaggio nei confronti di Retritone, quindi Collateral Risk in terza corsia, ancora Zinnobar, poi pure Body, Retritone, quindi Bridge or Tape, ancora Laguna Drive, cavalli che vanno a completare la piegata di fondo con Collateral Risk a fare andatura in avanti, guadagna tre lunghezze in questo parziale, al suo inseguimento si mantiene Zenas, all'interno staziona Vennarecci, poi a largo prova ad avanzare Zinnobar in anticipo su Stam, cavalli ai 350 finali con Collateral Risk in buon vantaggio nei confronti di Zenas, quindi Vennarecci, Zinnobar, futuro anteriore per Varchi, a largo Laguna Drive, ancora Notte dei Desideri, Collateral Risk in buon vantaggio, Collateral Risk all'interno deve subire l'attacco a centropista di Zinnobar, quindi Zenas, Collateral Risk vince, quindi Zinnobar a seguire Zenas, poi futuro anteriore, arrivo serratissimo di questo Tris quartè quintè, bellissima prova, questo handicap sui 1600 metri con Collateral Risk, Sebastiano Macca guadagna la leadership a metà della piegata e poi si difende nel finale dall'attacco esterno di Zinnobar. Regia, se possibile, andiamo a rivedere le battute finali di questa Tris quartè quintè, quindi Collateral Risk, poi Zinnobar, all'interno Zenas al terzo posto, quarto e futuro anteriore, questa la mia impressione. Collateral Risk per i colori di Andrea Lopresti, Treng di Salvino Lanteri,
eccolo in corda con lateral risk numero 7, poi Zinnobar copre Zenas, quarto poi Futuro Anteriore, poi Vennarecci e Notte dei Desideri in linea sul palo. Veramente difficile separare anche Vennarecci e Notte dei Desideri. Difficilissimo separare i due. Successo quindi per Collateral Risk. Tanti complimenti a Sebi Macca, tra l'altro al doppio in giornata. Risolvi con Collateral Risk questa tris quartè quintè, un cavallo che hai saputo attendere, un cavallo che ti ha dato soddisfazione. Sì, molta soddisfazione. Da 15 giorni che lo esco, il cavallo, diciamo, dalle ultime prestazioni che ha fatto a Milano, che non è andato molto bene. Diciamo, l'abbiamo ripreso un pochettino, certo la categoria qua non è la sua, e l'ha fatto vedere. E quindi siamo giunti davvero alla chiusura all'Ippodromo del Mediterraneo, abbiamo visto che la tris quartè quintè è andata a Collateral Risk con Sebastiano Macca, che insomma conquista la leadership a metà della, diciamo della curva, quindi poi va facile al traguardo, subisce soltanto un attacco alla fine da Zinnobar, ma che deve accontentarsi del posto d'onore, è un Zinnobar che copre quindi Zenas terzo. Delle belle prove, affollate interessanti, Lord Money nel premio Flex nella quarta del convegno raggiunge il terzo con successo consecutivo con in sella Antonio Cannella, imponendosi su Rockaid e Alash The Kraken, superati, separati da una foto. Ancora Leo su una categoria decisamente abbordabile torna al successo e vince su Red Joe e Ghigia, parliamo della terza prova del convegno. E con questo è tutto, quindi l'appuntamento con il galoppo al Mediterraneo adesso è rimandato, dato insomma data da destinarsi. Arrivederci.